In diretta. Ciao a tutti, da Paolo Serafini, trader professionista da oltre 20 anni. 2 minuti e partiamo con la diretta. Partiamo, siamo già in diretta, aspettiamo qualcuno, quindi aspettiamo 2 minuti qualcuno e partiamo subito con l'argomento di oggi. Vediamo un attimo come. Levo qualche ordine. Sì, è andato su bene, sì. Ha accelerato bene il DAX, anche il Nasdaq. E qua bisogna sistemarlo un attimo, aspettate, viene qua. Adesso partiamo. Ciao a tutti, ciao Marco. Ciao Jacopo. Ciao Marco, ciao Massimo, ciao Jacopo. Ciao Ilaria. Ciao, resta lì Ilaria che dopo c'è un tuo conoscente. Facciamo un'intervista. Facciamo un'intervista dopo. Sì, C'è un'intervista a un trader bravo che si tira fuori stipendio tutti i mesi e quindi sta avendo dei buoni risultati. Quindi rimanete in linea, che dopo parleremo con un ragazzo che è un po' timido. Vi dico, quando è venuto da me i primi giorni aveva i capelli tutti bassi, messi bene. Dopo un po' alla volta c'è stato qualche problemino. Problemino no, problemino. Sono stati problemi. Solo che si è concentrato così tanto sul mercato che voleva guardare il book. È difficile, vi ricordo, è molto difficile tradare con il book. E oltre al book tradi anche, no, guardi il book che sei Sì, specializzato. è cluster Dopo, volume, dopo ve lo mostro. Teniamo un attimo in attesa. Guarda il cluster di volume, guarda il volume profile, guarda anche parecchie time cose. and sale. È time and sales, quindi guarda parecchie cose sul mercato. Qua abbiamo un ordine ancora dentro, ritiriamo tutto qui, si revochiamo tutto, che non si sa mai. Vediamo un attimo, vediamo un po' le azioni qui. Allora, abbiamo una monte di Paschi che chiude meno 4,14. Cosa facciamo? Ne compriamo un po' o no? Dai, se qualcuno mi dice di comprarla, la compro, se qualcuno mi dice di non comprarla, faccio a meno. Dai. Ciao a tutti, mancano ancora 3 minuti, dai, aspetto quello che mi dite voi e dopo io vado in acquisto oppure faccio a meno di acquistarla. Dai, vediamo il primo che risponde. Tanto comunque qui è tutto demo, come vi fu favore, vero? Il problema è che non ci sono demo sull'azionario, cioè ci sono delle demo, però insomma, vai. Oh Marco, sì, va bene, dai, facciamo, allora facciamo, andiamo a vedere. Dai, andiamo subito sul book. Inseriamo un po' di azioni, vediamo un attimo, 2500 azioni, le inseriamo dentro il book, eccolo qui, abbiamo messo l'ordine qui dentro, vediamo un attimo se facciamo l'acquisto oppure no. Allora, se il prezzo batte l'asta, vediamo un attimo, dai, siamo qui, batte l'asta qui, il closing, ce l'abbiamo 1,5530, vedete? 1,5530 vuol dire che io verrò eseguito con 2500 azioni, al momento posizione 0. Se invece fa un'asta più alta, non verrò eseguito. Quindi da 1,55, ecco, 1,5530 sono ancora in acquisto, sono buy sul titolo. Vediamo un attimo, aspettiamo la chiusura dell'asta, mancano ancora 2 minuti, per cui manca ancora un pochino. Chiusura dell'asta, vediamo un attimo cosa succede. Manca 1 minuto alla chiusura della. Ok. Vediamo un attimo, sta facendo ancora 1,5540. Se fa quel prezzo lì vengo eseguito. Tra poco parleremo del discorso dei falsi percentuali su Bitcoin e azioni, quindi prestare attenzione sui Bitcoin e le azioni. Vediamo un attimo come cercare di fare trading. 1999, non dici qua, 1405, 1,40, vediamo, vedete, se fa 1,5540 sono ancora eseguito, ok? 5540 il mio prezzo è superiore, vediamo se sta muovendo, mancano pochi secondi, vedete qui, 35, adesso da 35 a 36 è random, per cui se non cambia il prezzo vengo eseguito con 2500. Mettiamo un po' meno, dai, vediamo se facciamo in tempo.
2100, ok, ho modificato l'ordine, 2100 azioni. Eccolo qui, eseguite, le abbiamo in portafoglio, 2100 azioni, per cui siamo long di Paschi. Speriamo bene domani mattina vada su, altrimenti mi toccherà lavorarci un po' sopra per cercare di recuperare la perdita. Vediamo un attimo cosa succederà domani mattina. Allora, buonasera a tutti, ben arrivati, vediamo se riesco a leggere il messaggio di qualcuno. Tra poco, allora partiamo con l'argomento di oggi. Allora, vediamo, mi spiace, non posso seguire la diretta, sono dal medico, ma la rivedrò. In bocca al lupo, Angelo. Vediamo se c'era qualche domanda particolare. Allora, Castronovi Claudio, ciao Paolo, cosa ne pensi di Tamburi ora che ha superato i 6 euro? Vediamo Tamburi, vediamo se riesco ad inserirla. Tamburi, sai che non mi ricordo l'acronimo di Tamburi, adesso vado a cercare un attimo, perché è un titolo che solitamente non tradavo tempo fa. Vediamo, vado a cercare l'acronimo così lo inserisco. RST tamburi. Ma vedi tamburi, che fine ha fatto tamburi? Sai che non riesco a trovare tamburi qui. Aspetta che ricarico il dizionario, per qualche problema col dizionario. Lo ricarico, tribù di Biestecno. Se non trovo tamburi, va bene, andrò in cerca adesso i tamburi un attimo, che eccola qua, sì, tip, dai, era tip l'acronimo. Sì, ha superato i 6 euro, sì, siamo su dei livelli di resistenza importanti come 6,13, 6,07, sì, sembra impostata bene per arrivare fino a 6,23, 6,25, che sono i livelli di resistenza più importanti. E, sì, si è lasciato dietro la fase di trading range, quindi potrebbe accelerare il rialzo. Vediamo se ho qualche altra domanda. Allora, Angelo, hai fatto una bella operazione sul gol. Ciao Roberto. Ciao Cordam. Aspetta che si formi una thunder, ha detto Giancarlo. Giancarlo è specializzato sulle thunder. Vi ricordo, Andrea Basso compra, anche lui, compra. Quei soldi degli altri, siete tutti bravi. Compra, compra, compra. Scommetto che non avete comprato voi. Vediamo un attimo. Quei soldi degli altri, va bene, dai, vediamo domani cosa succede. Prima giornata di demo dopo il corso, uno spettacolo. Grazie mille, Carmine, troppo gentile. Saluto a mia tua sorella Renzo. Ciao Paolo, ciao, ciao Gianni, Maurizio, ciao, ciao Riccardo. Tip, sì, grazie mille, Riccardo. Ciao Paolo, Condir, sul book. Se avessi fatto la tua stessa cosa, mi eseguiva così. Pienamente per tutti i pezzi e soprattutto se fosse andata a un prezzo più alto, non mi esatto, Antonio. Allora, se tu inserissi l'ordine con allora, questo riguarda a livello didattico quello che faccio io, non voglio prendermi responsabilità sulle cose che fate voi. Avete visto che Eni ha superato i 14,50, era il target che mi ero prefisso, quindi mi ero prefisso quel target lì. Alla fine siamo arrivati, oggi c'è scontava il dividendo. Sarò sempre compratore se arriva a ridosso i 13,50, 13 euro su Eni, anche 12,92, 12,93. Mi raccomando, non scappate, dopo devo interrogarvi, devo fare 2 o 3 domande. E allora, praticamente, vediamo un attimo, vado a inserire anche la slide che avevo preparato per voi non ho preparato quella su Bitcoin, però il discorso è uguale, non sono riuscito a preparare quella su Bitcoin, però vi faccio capire un attimo il book del Bitcoin, di certi Bitcoin che scambiano poco e quelle delle azioni che scambiano poco, in modo che vi rendiate conto un attimo che ci sono dei pericoli su parecchie azioni e non solo. Andiamo a vedere se ce l'ho qui. Eccola qui. Ok, l'abbiamo trovata. Ok, tra poco arrivo, allora. E quindi vi faccio capire un attimo i rischi che si possono incorrere quando si fanno azioni che hanno poca liquidità, pochi trades, fanno poca contrattazione. Questo rischio non capita per quanto riguarda Eni o tantissimi altri titoli generali, Enel, Intesa San Paolo. A proposito di Intesa San Paolo, oggi l'avevo sortata, l'avevo aperto sui massimi, sulla chiusura di venerdì. Pensavo che il mercato scendesse perché era leggermente più debole il DAX con la chiusura di venerdì, era meno 50 punti rispetto alla chiusura nostra di 17,30, quindi mi aspettavo uno 0,40-0,50 e meno anche da parte della nostra borsa. Purtroppo la nostra borsa ha aperto leggermente più in alto, poi si è riallineata col DAX, anche se il DAX
ha accelerato violentemente a ribasso, per cui dopo abbiamo visto che Intesa è scesa parecchio, però a quel momento lì ho preso qualche tick su Intesa, mi dispiace perché alla fine avrei preso molto bene perché dopo è scesa abbastanza. Allora, vi ricordo di fare share di questa diretta, mi raccomando. Fra 2 o 3 settimane partirà la Marsigliese. Purtroppo c'è un'indagine in corso per due persone che hanno fatto un pochino i furbi, quindi c'è questa indagine in corso e vedremo un attimo di smascherare queste persone, rischiano sia a livello penale che a livello civile. Stiamo facendo i video in modo tale che sia una tecnologia particolare, in modo tale che viene anche smascherato. Se dovesse passare qualche video o qualcosa, viene smascherato l'utente che ha fatto questa cosa qui. Quindi attenzione, perché alla fine dopo riusciamo a risalire, anche se non sembra, riusciamo a risalire a chi è stato che ha mandato questo video. Quindi stiamo mettendo a punto una nuova tecnologia per inserirla sui video. Quindi risaliamo direttamente alle persone che hanno fatto queste cose. Un'altra cosa, quindi la Marsigliese Plus sarà disponibile tra poco. Allora, vediamo l'ultima domanda, poi vi parlerò un attimo dell'argomento del giorno. Allora, mi dice: torno adesso dal lavoro e metto a lavorare in demo per vedere come si comporta il mercato in queste ore. Bravissimo Roberto, ciao Pasquale. Pasquale, visto che ti ho rimandato la correzione, mi raccomando, Pasquale, cerchi di fare le operazioni così come ti ho detto io, di guardare i grafici in quella maniera. Ciao Luca, ciao Antonio, ciao John, grazie mille. Ora, ciao Angelo, sì, ok, ho capito, ciao Angelo, ciao Giovanni, ciao Davide. Allora, mi raccomando, cercate di fare serie in modo tale che aumentiamo come numero per quanto riguarda le dirette. Allora, adesso io vi farò vedere un book particolare in modo tale che vi rendete conto qual è il rischio quando si entra su dei titoli che hanno una liquidità, poca liquidità o hanno uno spread abbastanza ampio. Ci possono essere dei titoli che hanno una poca liquidità, ma alle volte sono abbastanza coperti da denaro lettera, per cui se dovessi andare in stop non è che perda così tanto. Perdo magari qualche tick in più rispetto a un titolo che ha degli scambi importanti. La scorsa settimana vi ho fatto questo argomento perché venerdì sera, andando a mangiare fuori con un mio amico, mi fa vedere sul cellulare, mi fa vedere che aveva i Bitcoin che stava guadagnando il 60%. Io ho guardato un attimo questo Bitcoin qui e ho visto che aveva denaro. Ho detto: fammi vedere, mi sembra possibile. Cioè, da un giorno all'altro guadagnava il 60% su Bitcoin. Fammi vedere, perché solitamente so che su parecchi Bitcoin c'è uno spread abbastanza ampio, per cui potrebbe essere dovuto anche allo spread questo rimbalzo così importante. Per cui lui gli dava più il 60%. Vado a disegnarlo qui sulla lavagna, vediamo un attimo se riesco a disegnarlo qui sulla lavagna, lo tengo propinato così non ti inquadro adesso. Vediamo un attimo se. Aspetta, spostati un attimino. Metto la. Inquadrato. Ditemi se si vede la lavagna. Ok, si vede la lavagna. Beh, vediamo un attimo. Quindi vi faccio capire un attimo. Scusami, che cosa aveva messo lui? Quindi sulla lavagna vi traccio un attimo il Bitcoin come ce l'aveva lui, faccio un esempio così veloce, aveva 0,00005, facciamo un esempio così. Che era denaro, il denaro il buco era così, e qui sopra era la lettera che era 0,000, poi ci sono 3, 4 zeri e un 8. Praticamente il prezzo aveva toccato questo livello qui. Facciamo finta che se fossero stati 100 bitcoin qui fuori, bitcoin, non dico bitcoin, però faceva parte di quella categoria lì, ok? Non era bitcoin. E allora avevano acquistato, facciamo finta 100, c'erano 100 azioni, qui 100, c'erano 200 e ne avevano prestati 100, 10 se non mi ricordo. Allora, se noi andiamo a vedere a livello grafico, vediamo che a livello grafico abbiamo visto che magari qui non scambiava, c'erano dei segnetti così lunghi, perché se mettiamo un segnetto a 2 minuti o a 5 minuti vediamo che non ci sono scambi e vediamo che c'è un tratteggio, sembra, cos'è che può sembrare? Un tratteggio piccolino, però non scambia. E abbiamo visto questa barra qui in alto, che aveva fatto questa contrattazione. Naturalmente lui mi ha detto: ma se io metto fuori l'ordine qui, intanto devi mettere un tick più in basso di questo livello qui, perché se lo metti a zero, a questo livello qui, passi dietro a quelli che stanno vendendo. Quindi attenzione, perché alle volte magari dico: ho fatto quel prezzo lì, lo metto lì fuori e viene acquistato. Non funziona così. Deve battere, deve togliere tutta la lettera che c'è su quel livello. Se ci sono 10.000 pezzi, naturalmente
Io so, ne ho solo 100, passo dietro 10.000 pezzi, quindi diventeranno 10.000 più i 100, quindi diventeranno 10.100. Per cui, perché io venga eseguito a questo livello, devono comprare 10.100 azioni su quel livello lì. Se invece lui vuole venderle, le vende a questo prezzo qui, per cui magari ha 500 azioni, da più 60%, si trova a zero, quindi si trova la percentuale che è zero. Quindi chiaramente non sta guadagnando 60%, guadagna 60% se magari qui è denaro. Facciamo finta al contrario, qui abbiamo 0, lui li ha presi a questo livello qui e sta facendo 0,00008 denaro, la lettera è A9, vuol dire che se lui va a colpire direttamente il denaro, realizza i soldi che il 60% lo realizza, deve diventare denaro qui, quindi deve essere, magari facciamo finta, 1.000 azioni in denaro, ce ne sono 10.000 in vendita da 0,09 e 0,00009, beh, alla fine lui con le 100 azioni, se vuole venderle subito, le vende e colpisce il primo denaro. Quindi attenzione alla differenza tra denaro e lettera, perché potrebbe essere il caso che succedano queste cose qui. Dice guadagno 60, metto fuori l'ordine, sparo l'ordine, mettermi come prima proposta in lettera, mi posiziono, vado a vendere al meglio, vado a colpire, quindi il titolo si rimangia tutto il 60% che aveva realizzato. Quindi attenzione, perché sono titoli sottili e solitamente capitano queste cose qui, quindi prestiamo attenzione alle operazioni che facciamo, perché rischiamo di perdere parecchi soldi, perché magari abbiamo inserito un ordine meglio, non capiamo bene come funziona il book. Adesso vi mostro il book delle azioni, vi faccio vedere un book, due book verticali, vi faccio vedere due book orizzontali, quindi capite un attimo come funziona il procedimento. Andiamo a inserire adesso il book verticale, lo faccio vedere qui, vediamo adesso se riesco a... Ditemi se vedete bene il book verticale. Allora qui abbiamo un book, vi potete vedere warrant elettronica, vedete qui, andiamo, faccio un pochino più in grande il puntino. Allora abbiamo warrant, questo qua, warrant elettronica, vedete il book verticale, praticamente io dovrei allargarlo, vedete che è tutto vuoto, non c'è denaro, non c'è lettera, per cui io per andare a vedere il warrant di elettronica devo mettere questo buco qui, che è un buco orizzontale, quindi vedete che il primo denaro ci sono 1.200 a 0,18 e a 0,23 ci sono 33.173 pezzi. Vuol dire che la differenza tra denaro e lettera è più 27%, cioè se batte questo titolo qui, batteva più 33%, praticamente abbiamo più 30% tra denaro e lettera. Quindi, cioè se no veramente sono 0,005 sono una valanga di tick, perché va, vedete come va, va di 4 decimali, quindi capite benissimo che sono una valanga di tick tra denaro e lettera. Quindi attenzione a tradare questi titoli, perché rischiamo di andare a comprare un titolo a 0,23 e ci troviamo sotto il 30%, se andiamo a venderlo ci troviamo meno 30% su un attimo, quindi attenzione ad andare a fare trading su questi titoli. Un'altra cosa da tenere in considerazione quando si fa trading è questa qui. Andare a vedere il numero di contratti o trades che sta facendo il titolo, quindi tre trades. Se dopo questi tre trades sono stati fatti con due o tre azioni, con due o tre azioni, capite benissimo che io ho comprato magari 5-6 euro del titolo, 5, o 50 euro del titolo, che alla fine non ho, cioè, faccio fare un 33% del titolo, ma alla fine, cioè, anche con 10-20 euro non è che guadagno o perde tanto, cioè rimango lì con i miei soldi con 10 euro. Quindi attenzione a questi titoli, qui abbiamo un warrant di elettronica, qui abbiamo FV che è Fervi, vedete qui Fervi, questo è il book tra denaro e lettera, vedete che è abbastanza scarico, il titolo stamattina batteva più 5,83, quindi capite benissimo che un titolo che batte 12, che abbiamo 200 azioni in denaro, 600 azioni in lettera, io ne acquisto 1.000, acquisto 10-15.000 euro, rischio di mandarlo in sospensione a ribasso, rischio di mandarlo velocemente, perché vedete che da qui in su non c'è più lettera, quindi da 12,70 mi passa a 14,50. Quindi attenzione quando si fa trading su questi strumenti finanziari, che sono molto sono illiquidi, sono molto sottili, quindi si rischia di dopo di cliccare sul mouse velocemente, se si sbaglia, quindi io ho paura cliccare, cioè se ho un buco così sto attento a averlo lì vicino, perché rischio di spostare un attimo una finestra, mi parte l'ordine, come è successo una volta che stavo facendo una presentazione per una banca
in giro per l'Italia, ancora tantissimi anni fa, ho spostato un book, mi è partito l'ordine, mi è partito proprio sul titolo più sottile che avevo, e quella volta lì dopo mi è toccato tenerlo per parecchi giorni per cercare di recuperare la perdita, perché sono andato a prenderlo al meglio, perché c'è il book, vedete il book che è veramente vuoto. Quindi attenzione a fare trading su questi titoli qui, attenzione e tutte le criptovalute, perché sulle criptovalute possiamo trovare delle criptovalute che non hanno scambi tra denaro e lettera, poi vedete che hanno grandissime oscillazioni le criptovalute, la stessa leva che ti danno sulle criptovalute, per fare un future sul Bitcoin cosa ci vuole? 20.000? Sì, 20.000 euro di margine. 20.000 euro di margine per ci vuole. Per mantenerlo 200.000. No. Per mantenerlo durante la notte 200.000, quindi capite che c'è un'oscillazione stratosferica e rischiamo di perdere veramente tantissimi soldi. Quindi attenzione allo strumento finanziario che facciamo trading, se abbiamo per mantenerlo overnight dobbiamo avere 200.000 euro, capite benissimo che il broker ci vuole mettere a riparo da eventuali rischi. Quindi capite che ci sono delle oscillazioni così ampie che rischiamo di avere il 50-60% durante la notte, quindi non vale la pena di fare trading su questi titoli qui. Oggi naturalmente abbiamo visto che ho postato sul canale Telegram che sono stati oscurati 25-30 siti di broker, fuffa broker, che ne ho parlato tantissime volte durante le mie dirette. Finalmente la Consob è intervenuta su questi fuffa broker e quindi li hanno bloccati, perché alla fine dopo tante persone versano qualche 200-300 euro, però la somma delle persone che versano questi soldi qui alla fine fanno su dei bei capitali, dopo non li danno più indietro alla gente. Stessi broker, attenzione ai broker che vi consigliano di acquistare qualcosa, se voi prendete un broker italiano, c'è nessun broker o qualsiasi broker serio che vi dice compra questo o vendi quello, non c'è nessuno che fa questa cosa qui. Però ci sono in giro per il mondo che hanno la loro sono su qualche paradiso fiscale, e quindi sui paradisi fiscali è anche più facile aprire per loro di diventare broker, quindi, perché ci sono delle licenze, le ottengono così abbastanza velocemente, quindi capite che ottenendo una licenza velocemente lì sono meno controlli e il rischio è di trovarsi a sera mattina senza soldi. Quindi cercate di scegliere un broker serio, ne ho già parlato parecchie volte su qualche broker, su qualche diretta che ho fatto, ho parlato di broker, di qualche broker serio, quindi affidatevi ai broker più seri, perché altrimenti il rischio di perdere i soldi è molto molto elevato. Se vediamo se qualcuno ha qualche domanda, poi passiamo alle domande che sono qua i ragazzi qui in sala. Quindi al momento scusatemi se non ho ancora fatto, portate un attimo pazienza per il discorso della Marsilese Plus che è pronta, però stiamo vedendo che ci sono delle indagini in corso, quindi stiamo vedendo, monitorando queste persone qui che stanno facendo un po' i furbi. Quindi dopo sia a livello penale che civile rischiano veramente grosso. Allora vediamo, tornare solo al lavoro. Ciao Pasquale, ciao Roberto, vediamo un attimo se c'è qualche domanda in merito a quello che ho detto adesso. Allora, tramite mirata analisi di candele più Bollinger individuato il calo su Tenaris e Salip. E sei bravissimo, Andrea. Ciao Raffaele, sempre sul pezzo, sì. Allora, Amedeo Fardello mi dice, ciao Paolo, sul sito della Consob possiamo trovare liste di broker affidabili e non affidabili? Cioè, abbiamo trovato, sì, c'è qualcosina sulla lista, però anche facendo un'indagine prima di aprire un broker, naturalmente se un broker ha quotato in borsa abbiamo detto che ha un margine di sicurezza leggermente maggiore rispetto a altri, poi dipende da che comparo, dove è collocato questo broker, quindi state attenti perché sono già il nome di qualche, già su dei posti particolari, se non voglio fare nome magari becco qualche denuncia. Quindi sono già dei posti, anche ci sono dei forum che vi parlano di questa cosa qua, non andate sul forum del broker, perché il forum del broker sono loro stessi che rispondono, che non prendiamo questo abbaglio qui, insomma. Quindi attenzione, i broker, quindi quelli più affidabili sono quelli che bene o male hanno un nome abbastanza importante, anche se cos'è stato quello che è fallito oggi, che era la casa che è fallito, non un broker, è fallito una delle più antiche società, non lo so, insomma. Un tour operetto, è fallito il tour operetto più famoso al mondo, Thomas Cook che è fallito, che era uno dei più famosi al mondo, quindi c'è parecchia gente che non sta tornando a casa e ci va dalle varie destinazioni. E ora Tropelli mi dice, con la giustizia che abbiamo in Italia come minimo una causa dura 5 anni, quello è il problema, il risarcimento sarebbe da richiedere pure il giudice. Esatto Tropelli, purtroppo con la giustizia che abbiamo
diventa un po' complicato avere giustizia. Io, guarda, anch'io con la giustizia, avevamo una campagna qui che siamo andati avanti 30 anni, che il giudice ci ha dato sempre ragione. L'ultima grado di Cassazione addirittura ha dato ragione al confinante. Quindi, il confinante alla fine non voleva più comprare la campagna, aveva chiesto a mia mamma: guarda, facciamo meno comprare la campagna. Ho detto: no, no, oramai hai vinto la causa, adesso te la compri, finito lì il discorso, perché non voleva più comprare dopo. Faceva la causa solo per ottenere dei soldi come confinante, però alla fine gli abbiamo dato la campagna, dopo ci ha detto su parole perché l'abbiamo rovinato, che è stato lui a farci causa, lui ci ha fatto causa, perché voleva la campagna. Quando ha vinto la campagna, che no, non voleva più la campagna, voleva il risarcimento. Voleva dire: no, no, non voglio la campagna, tenetela voi, perché dopo aveva problemi andare a chiedere i prestiti in banca. Allora, ciao Natalia, ciao Lorenzo, ciao Massimo, ciao Antonio, ciao Paolo. Giuseppe Micheli mi dice: Mediobanca Marsigliese buy, colpisce ancora. Ho visto Marsigliese, sì. C'è una bella Marsigliese su Mediobanco. Ciao Vera, ciao Andrea. Allora, Stefano Ricò mi fa una domanda e mi dice: buonasera Paolo, ma chi ha comprato da poco la Marsigliese avrà l'aggiornamento? Sì, tutti quelli che hanno comprato la Marsigliese da poco avranno tutti gli aggiornamenti gratuiti, per cui chi ha comprato la Marsigliese avrà aggiornamenti gratuiti, non solo questi, ma anche degli altri, che verranno, se ci sono altri aggiornamenti, li avranno sempre gratuiti. Chi acquisterà la Marsigliese dopo gli aggiornamenti, naturalmente, subirà un aumento di prezzi. Come avete visto, a giugno c'è stato un aumento di prezzi sulla Marsigliese. Ciao Salvatore, ciao Renzo. Sì, Fineco è un broker affidabile, quindi ne avevo già parlato, è un broker abbastanza affidabile. Dopo sei la mano sul fuoco, non ce la metto su nessuno, però è un broker abbastanza affidabile. Allora, Roberto mi dice: attenzione, la Consob segnala, ma non è sempre detto che questi siano inaffidabili. Qualche volta segnala semplicemente che non sono regolamentati in Europa. Sì, a volte segnala che non sono regolamentati, a volte segnala li banna perché magari non sono regolamentati, ci sono dei rischi, quindi va a segnalare anche i rischi di qualche broker. Allora, Laura Brienza mi chiede: forse volevi dire che fallita la compagnia? Esatto, sì, forse era quella. Allora, ciao Marco. Allora, andiamo adesso. Avete capito un attimo il discorso? Chiudiamo il discorso del book. Avete capito che io non sono in guadagno al 60%, c'è lo spread al denaro lettera, c'è denaro 0,5-0,8 lettera. Quindi non sto perdendo i soldi, però se io le ho acquistate a 0,55 non sto guadagnando i soldi. Guadagno quando vado a vendere il titolo, quindi devo posizionarmi in lettera ed essere eseguito per avere il guadagno, altrimenti rischio di non vendere il titolo, mi rimanga lì in portafoglio. E anche se ha battuto il prezzo, dico: non lo vendo perché sta battendo 0,8, ma sono dietro a quelli che stanno vendendo a 0,8. Io ho la certezza di aver venduto a 0,8 se è denaro. Se è denaro, ci sono 1.000 pezzi, io ne ho 100, vado a vendere, colpire il denaro, naturalmente vengo eseguito subito. Avete visto l'asta che ho fatto io? Sono stato eseguito perché ho posto un prezzo superiore al prezzo dell'asta. Se mettevo un prezzo inferiore non sarei stato eseguito, quindi devo mettere un prezzo superiore. Il prezzo che viene validato è il prezzo che ha fatto l'asta quel titolo lì in quel momento, quindi viene validato l'ordine a quel prezzo dell'asta. Allora, andiamo a fare qualche domanda adesso. Abbiamo due trailer. Attento Davide, dopo arrivo, non scappate. Allora, ti presento. Allora, presentati. Ciao, sono Gianluca Siragusa, corsista di Paolo, ho iniziato a dicembre, ormai quasi un anno fa, e niente, Quasi un anno fa, fammi 9 mesi. pure delle domande, sì, esatto. Allora, faccio io qualche domanda. Allora, facciamo qualche domanda a Gianluca. Quali sono le difficoltà che incontri di più durante la giornata facendo trading? Beh, Ma tu hai fatto il primo, indubbiamente premettiamo che hai fatto il primo. un secondo, Secondo, poi ho continuato a studiare è un perché ragazzo che fondamentale. guadagna, adesso hai avuto un periodo un pochino Sulla particolare, hai i gestione delle capelli un pochino emozioni. alti, adesso vedete che capelli alti, Sulla gestione delle qualche capello emozioni. bianco sta avendo anche. Sulla gestione delle emozioni ho avuto qualche problema, però Quindi hai avuto qualche questo problema sulla va in gestione base al carattere che abbiamo delle. ognuno Sì, di perché noi. è tanto Ciò impulsivo che lui. per me non è uguale anche per gli altri, quindi le mie difficoltà non è detto che devono essere anche quelle degli altri. Però riesci Però adesso, dopo un bisogna. periodo di alti e bassi, adesso sei abbastanza regolare, più di qualche mese, 3-4 Sì, mesi bisogna che sei sempre regolare. applicare con disciplina ferrea tutta la routine che c'è da fare dietro, sia tecnica che a livello anche discrezionale, Cosa hai fatto come per l'asta, come migliorare a il livello book. psicologico la tua eroenza sul mercato? Soffrire, mettersi lì, e prendersi gli stop, accettare. Più che altro non essere recidivi, cioè non fare gli stessi errori perché dopo lì si entra proprio in un
Quindi lavori sia a livello mentale. Di errori, un turno di errori dove non si esce più. Quindi imparare dagli sbagli, picchiarci la testa anche tante volte, ma stare lì sul pezzo, soprattutto sul book che è molto pesante. Che essendo poi uno dei pochi, comunque premetto che uno dei pochi perché ha una velocità di apprendimento incredibile, quindi lui si dedica tanto al mercato e non è, io l'ho visto la prima volta che siamo visti a Milano, volevo imparare, vedevo che aveva avevi l'ossessione, l'ossessione, come dico io, bisogna essere ossessionati per fare questo lavoro qui, per diventare bravi, curiosi, però aveva un'ossessione incredibile, una smania di diventare bravo e alla fine questo ti ha portato a studiare continuamente, perché studi tutti continuamente. Tutti i giorni bisogna guardare. Quante ore è che perdi durante il giorno? No, perdi. Quante ore è che studi durante il giorno? Adesso sto specializzando su Nasdaq, SP500, quindi di mattina faccio l'inventario overnight, dove mi controllo già i livelli e poi torno, guardo l'apertura, mi guardo l'inizio and balance, minimo e massimo della prima ora. E cerco di vedere un po' chi ha il controllo, entro sulle rotture, un po', entro ovunque, dove vedo che c'è interesse. Poi col book e con volumi si riesce a vedere. Sempre con lo rischio rendimento, già con un'idea di dove potrei andare a prendere. Quindi cerchi di prendere un movimento senza importante. Non tanto per entrare, ma esatto, cercare già dei target ambiziosi, sennò stare fermo con le mani. Allora, se avete qualche domanda, fate. Sta fermo con le mani. Sta fermo, perché tante volte i ragazzi mi dicono: sono, è un'ora, un'ora e mezza, non sto facendo niente. Anche due giorni fermo. Anche due giorni. Vedete che anche lui due giorni fermo, e invece sono persone che dopo mezz'ora vogliono farlo per. No, dopo mezz'ora, qua, dopo due minuti. Quella cosa lì poi la perdi. Quando sbagli di continuo, soprattutto il reale, perché in demo è una cosa, il reale è un altro mondo, si lotta tanto con le proprie emozioni, con le proprie paure, col panico, con la gioia. Un po' adesso stai superando questo fatto qua, stai superando, quindi stai gestendo bene le emozioni, sì, dopo tanto tempo, vivendole, perché vivendole. La carriera si costruisce nel tempo, non si corre, se si corre si fa male. Allora, mi stava spiegando un'operazione che aveva fatto sul Nasdaq. Eri corto short con Nasdaq con tre contratti. Il 2 settembre era corto con tre Nasdaq. A un certo punto, spiego un attimo l'operazione che hai fatto, perché dopo Sono entrato in scalin piano piano con i contratti, perché non mi dava fiducia entrare col pieno. Poi ho visto che è rimasta lì un bel 10 minuti, mi ha sfiorato lo stop per 3-4 volte. A un certo punto ho capito che dovevo chiuderla perché non era una situazione sicura, non ne valeva la pena stare dentro esposti. Niente, allora l'ho chiusa con un tick di stop, quindi ho perso un tick di stop e più le commissioni, e 3 minuti dopo è venuto giù, ho fatto 120 punti di ribasso, e la cosa mi ha fatto stare un po' male lì per lì, adesso lo dico un po' con sorriso, però lì per lì sono partite famose, non si può dire sono partite comunque tante, però no, ecco, non bisogna bestemmiare, no, come no, ripeto, no, spesso ti porta, ti porta, perché è un lavoro che ti, questo qua è il lavoro del trader, ti porta a bestemmiare, però bisogna lavorare anche su questo, tirare via le brutte abitudini e sostituirle con le buone abitudini. Riflettendo dopo ho capito che ho fatto la cosa più giusta, perché poteva anche essere inversa e potevo anche stopparmi. Poteva anche perdere i soldi. Lì stava succedendo qualcosa, si quindi hai visto il lato positivo su un'operazione che avresti preso. Perché anch'io tante volte, anziché perdere mai 100 euro, ne perdo 30, dico guarda, anche se dopo va su, Mario, le riprese, però bisogna vedere il lato positivo sulla, tra virgolette, disgrazia, che non sono disgrazie queste qua alla fine. Succede. Però succede questa cosa qui, la cosa fondamentale. Dentro una volta. Però è importante è azzerare. Tu avevi già l'ordine dentro su quell'operazione lì di guadagno, oppure non l'avevi ancora messo? Avevi messo solo lo stop? No, avevo messo solo lo stop e poi sarei uscito piano piano. Anche perché tanti mettono già l'ordine di guadagno e lo stop? No, il primo di solito lo metto, poi gli altri due li gestisco, però in quel caso lì no. Quando metti l'ordine sul book, metti già lo stop e un ordine, dopo ti dipende dall'operazione. Lì, in quel caso lì ero molto concentrato su quello che stava succedendo, ho pensato subito allo stop e poi ho regestito piano piano i target, anche a livello statistico, soprattutto le rotazioni, avrei preso magari il primo contratto stretto e poi gli altri due li avrei fatti correre. Ok, avresti fatto così. Quindi non farsi influenzare è una cosa fondamentale, non farsi influenzare, perché dopo qualcuno, cioè questo qua fa parte della disciplina, qualcuno mi rivede che avrei preso 6.000 euro, 8.000 euro sull'operazione, non è quello avrei preso, perché dopo pensate sempre a questa cosa qui, bisogna azzerare completamente. La costanza, la disciplina, non è l'operazione da 120 punti, ovvio, fa sempre bene, però la costante nel fare delle operazioni corrette, giuste, operazioni in cui il mercato ti dà, ma ti dà nel modo giusto, quello lì era di più.
Quindi fare con costanza bene le operazioni fatte bene, studiate, contestualizzate, ma nel vero senso della parola, cioè controllare sempre price action, volume profile, order flow e Certo. anche un po' di statistica ci si mette dentro. Aspetta che guardiamo un attimo se c'è qualche domanda. Ciao, guarda, bravo, ti ha detto uno. Allora, qua Ilaria ti saluta. Ciao Ilaria. Ciao Massimiliano. Ciao Paolo, oggi sono tornato al trading dopo un paio di mesi e sono operativo su due titoli sottili. La mia specialità, Tribù e Farme. E come hai detto tu, prima bisogna avere una buona conoscenza per non incappare in forti perdite a causa di booker rarefatti. Una brava. Eh sì, bisogna stare attenti. Bravo Luciana. Luciana ha preso la Marsigliese, sta andando via bene con la Marsigliese. Allora, non può dire, allora Paolo, non può dire quanto guadagni al mese. Comunque sì. Non può dirlo perché i ragazzi Ma dopo. Abbiamo già bloccato questa cosa qui perché perché dopo c'è qualcuno che sì, ma non dice. bisogna pensare al guadagno mensile, Sì. perché il guadagno è distaccato dal tempo in questo caso, perché magari ci sono settimane tipo questa qua del rollover dove ci sono tanti falsi segnali, si fanno poche operazioni, magari sono anche, ci si sporca anche un po' la equity, perché si cerca per forza di entrare a cercare un guadagno quando in realtà dei fatti è tutto molto scordinato sotto rollover, quindi non c'è Sotto rollover, un perché se guadagno no c'è. Certo. mensile, poi c'è il summer trading, poi ce n'è sempre una, quindi non c'è mai una costante mensile, si vive la giornata, è proprio Ecco, la uno cosa stile di importante è vita, cercare di guadagnare, bisogna tirarsi fuori pensare uno stipendio. Per via, lui sempre vive di trading, adesso sta vivendo di trading. limitare sempre le perdite, poi dopo i guadagni, i movimentoni arrivano da sé, però se uno Poi, limita le una perdite, cosa giochi bene con importante, le perdite. non ha l'ufficio in casa, al momento, adesso vedremo più avanti. Ha un ufficio fuori esterno, quindi l'ufficio, quindi va lì, lo fa come lavoro, e quindi Sì, si è sì, preso sì. un ufficetto e è un ufficio insieme. Lui è un suo amico, Gabriele. Gabriele, Ciao quindi che lo Gabriele. salutiamo, non so se si è in Sì, vediamo diretta. magari dentro. Allora, Roberto ti fa i complimenti. Allora, Roberto dice, vedi, una delle più belle interviste. Beh, ci sono tante, tante interviste belle. Adesso andiamo a vedere anche Davide. Allora, quanti ticket stop dai al Nasdaq, ti dice qui. Dipende anche qui, Questa qui è una cosa importante perché sugli strumenti volatili tipo il DAX, che adesso non voglio fare, penso farò più avanti, voglio continuare sul Nasdaq, parto con un rischio di R, come può essere, possono essere anche 7-8 tick e li do aria. Poi in base se entro con tutti i Anche perché contratti, 7-8 tick hai 5 aspetta, dollari di sì, stop, 5 non hai dollari, no, però con 10 dollari. 3-4 contratti in Con 3-4 base. contatti sono Dipende più. se entro con tutti al pieno, quindi all in o scale in, cioè entrando piano piano. Il punto è avere la capacità su questi strumenti volatili di dargli respiro e allo stesso tempo di ridurre R, che è 1, nel mio caso sono 7-8 tick, chiuderla manualmente anche a 4 o 3, o come in quel caso del 2 settembre con un tick di stop. Cioè devo andare manualmente a gestire questo rischio che parte sì, magari ampio perché gli do respiro ed è raro che mi stoppo col pieno, però nel momento in cui riconosco, mettiamo a caso comprato degli acquirenti, dei venditori iniziativi, aggressivi che continuano a martellare il denaro, è inutile che rimango lì e vedo che mi stoppo a 8 tick. Esco con 5, con 4, con Allora, 6, però non, magari non col pieno, ma devo avere la velocità, devi essere pronto lì con la mano, sul Sì, mouse. e tu sei abbastanza veloce, quindi. Allora, Cose Roberto mi dice fondamentali, complimenti, una diretta più cose. bella dell'altra, mi dice Mirko, grazie mille. Mirko, vediamo se avete qualche domanda, adesso andiamo da Davide, che parla un attimo a livello psicologico, Davide. Vediamo cosa. Allora, ringraziamo Gianluca, grazie Gianluca di aver Ciao, partecipato, è era stato un emozionato, piacere. non voleva partecipare alla Devo diretta. chiudermi, devo scappare. Voleva scappare, no, resta qui 2 minuti perché avere dei ragazzi che sono profittevoli, perché magari qualcuno magari dice, cioè io ho fatto vedere testimonianze di ragazzi che guadagnano, non possiamo dire quanto guadagnano perché cioè dei ragazzi che guadagnano tanto, delle volte faccio vedere delle cose incredibili qui in sala, i ragazzi sono veramente profittevoli, ma tutto quello che si guadagna rimane all'interno della sala trading, perché una volta mi è capitato di andare sempre qui in bar, qui a Cavarzi, avevo realizzato una bella somma quel giorno e quando sono entrato in bar tutti mi guardavano, però ho capito che qualcuno aveva spifferato la somma che avevo guadagnato. Allora mi giro e vedo un ragazzo che era seduto, che era uno che faceva parte della sala trading, ho detto guarda, qui siccome vediamo tutti i nostri conti, stiamo guadagnando dei bei soldi, non è giusto andare a spifferare i soldi che si guadagnano in sala trading, anche perché siamo su un paese piccolo, quindi si rischia dopo di creare gelosie, invidie o quant'altro e quindi i guadagni si mantengono qui, inutile magari, perché uno può dire guadagno 10.000, guadagno 1.000, ma 200. Lui vive facendo trading, quindi è una cosa importante già vivere di trading, che non tutti ci riescono, e c'è chi vive di trading, c'è chi vive magari vendendo corsi, vivendo
videocorsi o quant'altro. Io vivo di trading e vivo anche facendo altre cose. C'è chi vive magari, fa demo tutti i giorni, i fufa trader fanno demo, parlano continuamente di cose stratosferiche quando fanno pubblicità. Qualcuno, addirittura qualcuno, viene nelle mie dirette con il profilo fake, che già io sono già paziente a vedere persone che hanno profilo fake, perché non è carino, io ci metto la faccia, come ce la mette Gianluca, come ce la mette tantissime altre persone qui, come tantissimi ragazzi che commentano durante le mie dirette, però c'è qualcuno che viene con dei profili fake, addirittura dopo va a mettere like oppure li manda la pubblicità a quelli che seguono i miei video. Sì, mi ha mandato più di qualcuno che ha partecipato alla mia diretta, mi ha detto guarda, mi ha scritto questo fuffa trader qui, mi ha mandato questa pubblicità sua che non è che i soldi per spendere magari di una sponsorizzata o qualcosa, quindi veramente veramente sono ridicoli che vanno a mettere i like alle persone che ci seguono. Vabbè, non abbiamo nessun problema, noi abbiamo le spalle grosse, per cui se qualche fuffa trader vuole mettere i like, vuole mandare la sua pubblicità a quelli che seguono la mia diretta, non c'è nessun problema, fate pure, tanto qui abbiamo cercato di far capire a tutti quelli che partecipano alle dirette di stare attenti, fuffa trader, di farvi vedere magari che fanno qualche operazione, non webinar con un conto, simulazione, demo o quello che succede solitamente. Grazie mille Gianluca, grazie Gianluca che è stato gentile, che ci ha accompagnato 10 minuti e un quarto d'ora a questa diretta e ci ha detto qualcosa di importante, che fa trading lui con successo, la strada è ancora lunga, per cui ci vuole ancora un po' di tempo, però le basi sono buone. Mi siedo qua vicino a te adesso. Vediamo qua, ci stiamo. Grazie mille Andrea. Allora, siamo qui con Davide. Davide, vero? Buonasera a tutti. Ecco qua. Allora, parlavamo di disciplina. Cos'è che parlavamo prima, che mi hai detto una cosa bella sulla disciplina del trading? Era sulla disciplina prima? Sì, sulla psicologia mentale e la disciplina personale. Perché ecco, il primo scoglio ovviamente per chi come me è venuto da te l'anno scorso e ha fatto il primo corso, è stato quello di imparare la tecnica, non avendo mai fatto nulla, e quindi era il primo obiettivo. Però poi, lavorando non in demo, ma lavorando con i soldi veri, il vero nemico non diventa più la tecnica una volta che applichi i concetti corretti, ma diventa la lotta contro te stesso, contro le cattive abitudini, contro la psicologia che inevitabilmente esce fuori man mano che non te lo aspetti e ti come fa vedere. Come hai lavorato adesso? Perché adesso mi hai detto che hai avuto alti e bassi. Ho avuto alti e bassi, come capita a tutti, perché pensare di guadagnare il primo giorno penso che sia, cioè guarda, ho visto, esatto, non è secondo me non è credibile per nessuno. Ho imparato la tecnica, quello che tu mi hai insegnato, ho cercato ovviamente di metterlo a frutto e di imparare bene, ho studiato molto, perché non è solamente il corso, ma poi ho proseguito nell'approfondimento dei vari argomenti. Però poi la più grande, ho cominciato a guadagnare regolarmente da quando ho cominciato a guardarmi dentro, cioè guardare la parte psicologica del trading, non la parte trading tecnica, quella l'avevo acquisita. Però quella mi dava alti e bassi. Poi ho cercato di analizzare perché avevo le brutte giornate, e in realtà il problema non era tecnico, era personale, era mio. Era personale, perché era tanti mio. Fanno una demo, come buttano dentro 20, 30, 40 secondi. La demo è facile, entri sempre al momento giusto, esci sempre al momento giusto, ma quando hai soldi reali, titubi, magari entri in ritardo, pretendi di guadagnare, non esci, e sposti lo stop, perché credi che comunque vada nella direzione che tu hai immaginato, e quindi fai operazioni che poi si accumulano una peggio dell'altra. Ma la però colpa non è la tecnica. Però tu ti sei preso nota tutti i giorni, sì, su un diario. Io ho un trading journal, tutti una quanti, pagina come che dico, mi stampo. Ecco, se la mattina mi apro l'apertura, come il collega ragazzo prima, alle 7, alle 8, prima delle 8 comunque guardo i mercati asiatici, guardo com'è il trend di mercato, mi traccio le resistenze, supporti 15-30 minuti, cioè le cose importanti. Quindi prima analisi generale vedere un attimo dove sono posizionati gli ordini, cosa hanno fatto il giorno prima, vedere un attimo, perché se è cresciuto tanto il mercato, come è cresciuto tanto, cioè è cresciuto l'11-12% nell'arco di un mese, è naturale che possa avere 2-3 sedute di ribasso al mercato. Chiaro. Quindi mi segno il calendario economico della giornata, i punti di non trading, cioè i punti dove ci sono notizie macroeconomiche, dove io non trado, perché aspetto di vedere cosa fa il mercato, cioè arrivo flat in quei momenti lì, cioè mi segno dei paletti durante la giornata. Poi all'interno di questi paletti, del trend di mercato, di come apre, come chiude, eccetera, eccetera, applico ovviamente i pattern grafici che tu mi hai insegnato, cioè quelle
Cioè, ci metti qualcosa del tuo anche, ma credo che ognuno poco. Diciamo sì, ci metto del mio, ma ci metto del mio molto senza marginale, stravolgere. Senza stravolgere, sì. Perché è la ripetizione costante di quelle cose che mi porta la maggior probabilità di essere vincente. Avete capito la ripetizione che l'ho, che cioè, l'ho ripetuto? Io credo non tutte andranno a, però è chiaro che se io applico un metodo corretto, lo applico più volte, statisticamente ho più probabilità che quelle cose vengano a mio favore. Cioè, stamattina abbiamo visto quell'operazione lì sul DAX, bella. Sì, quell'operazione sul DAX. Abbiamo detto che arrivava l'ala. Esatto, ed è arrivato là. E quindi hai lavorato tanto su te stesso, che la cosa, diciamo, oltre la tecnica ci vuole la psicologia, perché è inutile. Abbiamo visto anche calciatori bravissimi che dopo non si allenano, non hanno voglia di lavorare, non ci sono con la testa, e alla fine questo comporta. Diciamo che per me è rappresentata la parte vincente dopo la parte tecnica. Certo. Quanto incide per te la parte psicologica rispetto alla parte... Ah, io credo che incida per l'80%. Per l'80% della parte psicologica. Perché quindi tutti possono imparare a fare trading tecnicamente. Certo. Il problema è poi avere metodo, seguirlo. Cioè, perché dopo una settimana, due, tre si capiscono le cose. Non è che ci sono però cose... bisogna cercare di contestualizzarle bene, e tu riesci a contestualizzarle e bene. E mantenersi su quel binario anche quando sembra che tutto ti sia contro di te. E mantenersi anche quando ti va bene, anche quando ti va bene, di non montarsi la testa e di dire diventare too greedy, cioè troppo, così dice in italiano, troppo avidi, troppo okay? Avidi, sì. E pensare che siccome una giornata è andata molto bene hai capito tutto della vita del trading. Vediamo se qualcuno ha qualche domanda per Davide. Complimenti sinceri a tutti, soprattutto al grande Paolo. Ci vediamo a novembre, per adesso sto studiando i libri. Ciao Tiziano. Vediamo un attimo Natalia, anche su Gold c'è Marsigliese M30 che ho preso da poco e chiuso adesso, grazie a te Natalia. Beh, vedo che anche Natalia si trova bene con la Marsigliese, bravo Gianluca, grazie a te Paolo e i tuoi insegnamenti, pienamente in sintonia, ha detto Roberto. E Jerry dice ciao, quanto dura il primo corso? Allora, tu hai fatto il primo corso, ci sono state limitazioni, durano 5 giornate di solito, sì. 3 più 2, hai fatto di più però dei 5 giornate. Sì, abbiamo fatto il secondo corso anche. Più. Dopo il secondo però, sì. Il primo sarà durato 7, 8, 9 volte. Beh sì, diciamo che abbiamo fatto ripetizione, poi siamo venuti poi molto di più di quelle che erano le prefissate, tra virgolette. Perché ancora qualcuno qua doveva portare dei video, quindi è importante fare dei video, perché visto che abbiamo stato dei video di ragazzi che hanno fatto trading, come hanno ragionato, che è la cosa fondamentale cercare di fare qualche video e vedere, perché dopo tramite i video riusciamo a capire i nostri errori, perché magari entriamo, dopo non capiamo, abbiamo perso l'operazione, era l'una e mezza, due, quindi facendo qualche video riusciamo anche a gestire meglio la nostra emotività e capire che errori facciamo. Quindi dura 5 volte, però sono molte di più, quindi c'è un valore aggiunto rispetto a altri corsi, perché qui c'è la sala training sempre aperta, i ragazzi possono venire ogni volta che vogliono. Esatto. Cioè dico, abbiamo visto anche aggiornamenti adesso. Oggi siamo una di quelle volte per me. Una di quelle volte, nell'aggiornamento del secondo, abbiamo visto delle cose che... Ho fatto un video fine settimana che è durato 35 minuti e abbiamo fatto vedere proprio delle cose particolari che non le avevate viste prima. Esatto. Cose sempre particolari. Qualcosa di nuovo. Sempre cose nuove, quindi qualcosa che metto di nuovo lo faccio vedere ai ragazzi e quindi tutto gratuitamente, chi ha fatto il corso ha dopo tutti gli aggiornamenti gratuiti come la Marsigliese. Poi vediamo anche qualcuno ti ha ringraziato qua. Allora, per me per 100 è tecnica, dice Marco Formulare, per lui è 70%. Allora, vediamo un attimo. Allora, Tropelio scusami. Questa intervista la trovo molto più interessante delle altre, grazie mille Tropelio. Castronovi dice bravo Paolo, grazie per le dirette e gli insegnamenti. Paolo, devi fare share in sala di video. Esatto, devo fare share. Guarda, allora ho mandato i video tuoi, Giancarlo, i tuoi video, ho fatto share, ti ricordi c'era un video? Sì. C'era scritto fa share, io ho detto sto facendo share, quindi ho fatto share dei tuoi video, sto mostrando i video come li hai fatti bene te, come hai fatto bene la Thunder. Quindi la sto facendo share in sala, quindi non preoccuparti Giancarlo, sto facendo share. Vediamo se c'è qualche altra domanda, siamo alle 18:20 perché dura sempre un'ora di diretta, non riesco mai a finire prima, siamo a 50 minuti, vediamo un attimo se riusciamo a finire prima. C'è qualche altra domanda? Qualcuno di voi vuole fare una domanda a Davide qui in sala? Qualcuno dalla diretta vuole fare qualche domanda? Qualche volta ti trovi in difficoltà, qualche operazione stai perdendo. Com'è che ti sei calmo, vuoi subito recuperare la perdita? Perché il problema di tanti ragazzi è quello di voler recuperare subito la perdita. No, beh, di questo avveniva sicuramente all'inizio perché avevo questa voglia di fare, no? Voglia di cercare le operazioni. Oggi non le cerco più, aspetto che mi arrivino.
Vabbè, dopo chiaramente poi, abbiamo poi può succedere, beh, chiaro, succede quella, ma l'accetto come una normale, come una vincita, cioè non salto se vinco e non mi dispero se perdo. Se ecco, esatto, è così. Quindi, perché so che il sistema è dalla mia parte. Il sistema, quindi lui ha visto che il sistema è dalla sua parte, per cui alla lunga, se noi facciamo sempre quel tipo di operatività e non lo cambiamo, perché se uno fa il calicetto, BHS, cioè mette insieme 10 pattern, dobbiamo concentrarci su poche cose. E quelle poche cose avele già memorizzate in testa, ma che bene che ha rimbalzato qua sul WVAP, 3-4 volte. Quindi lui oggi mi aveva detto del WVAP, abbiamo il target sul WVAP del DAX, ti ricordi? Sì. Corrispondeva a un livello volumetrico importante. E fatalità autoare arriva lì e dopo in accelerazione è andato proprio lì, che dopo è ritracciato un attimo da quel livello lì. Quindi tu sapevi già, avevi già impostato, avevi già il tuo obiettivo prima di acquistare il coso, che era la cosa fondamentale. Quindi c'è anche se mi becca lo stop, vedete, non c'è problema perché tanto... Lo stop è ridicolo. E anche l'uscita, nel senso che una delle difficoltà quando ho cominciato a fare operazioni positive è che sbagliavo l'uscita, cioè quello che sulla Ninja è l'ETD, l'end of trade drawdown, cioè la perdita che diciamo chiudi rispetto al target che avevi già raggiunto, era molto elevato, tante operazioni. E quindi poi ho cominciato a lavorare anche sul identificare una volta entrato o anche prima di entrare qual era già, come nel caso del DAX stamattina, qual era il punto di uscita. Cioè io potevo andare più in alto, ma sopra di lì sapevo che comunque avrebbe rimbalzato e si sarebbe fermato, perché comunque l'analisi volumetrica e il WVAP mi dicevano che era un indice, quindi lì avevo già messo lo stop, non mi interessava se poteva andare anche più in alto, sarebbe stato un caso, però per me sarebbe, era già un target più che sufficiente. Ascoltami, avevo visto Gianluca che sabato e domenica lui stacca. Sì. Tu stacchi qualche volta fai un po' di... No, stacchi anche te. Sì, no, sabato domenica... Io alle volte la domenica ma non so cosa fare. Vabbè. Sono 2 ore, sono fermo lì, ma non so cosa fare, ma c'è la bambina, mia compagna, tuo quando stanno facendo dell'altro. Vabbè, io non faccio solo questo nella vita, per cui voglio dire, non è il mio lavoro principale. Ho altri impegni, però credo che ci voglia, cioè la me, io poi non sono un ragazzo giovane come loro, per cui ho bisogno anche di staccare mentalmente per poter azzerare e caricare le pile. Sì, quindi cercate di staccare e di... Sì. Io a volte non riesco a staccare, sto lì, ho qualcosa in testa, devo andarlo a rivedere, quindi una volta mi sono svegliato di notte. Io ho avuto, ti dico, la mia personale esperienza, calando le ore di time screen, cioè il tempo al video, vedo operazioni migliori, faccio meglio che... Perché alla volte magari uno ha una concentrazione limitata e sforzandosi rischia di inficiare la sua operatività. Esatto. Sì. Io ho una concentrazione alta perché... Io la concentrazione ce l'ho alta, il problema è che non... più tu stai attaccato il video tante ore, più vedi anche cose stranamente, almeno nel mio caso personale, cose che magari non vedi lucidamente come vedresti se passi qualche ora di meno. Allora, vi dice qualcuno, allora ti prego rispondimi che non riesce nessuno a darmi una risposta valida. Dov'è? Francesco Diamante, vediamo. Francesco, dov'è che hai postato la tua, che non la vedo? Non vedo la tua domanda, Francesco. Un po' più su. Francesco l'abbiamo perso qua. Sopra, guarda. C'è Francesco, Francesco qui. Francesco, ti prego, rispondimi, che non riesce nessuno a darmi una risposta. Non so su cosa. No. Mitico DAX, Laura mi dice per me. Non vedo. Non vedo. Proprio sono andato un po' più su. Riposta la domanda prima che termini la diretta e vediamo se riusciamo a risponderti, Francesco. Non vedo nessun Francesco sopra, Niente, ciao Giulio, vediamo, niente, non c'era più. Allora dice Laura Brienza, ci dice che per vincere emotività a volte conviene automatizzarla la strategia oppure essere sempre discrezionali, che dite? A livello discrezionale è più difficile automatizzare una strategia, a livello, cioè una strategia discrezionale automatizzarla con trading system è difficile mettere in campo tante cose, vedo anch'io qui ragazzi la stessa strategia. Dipende dallo strumento, dipende quale tipo di operazione stai facendo, perché chiaro, su una marsigliese è molto più facile, automatizzare. Però dopo mettere in campo anche magari i volumi, ci vuole, cioè, anche perché il mercato, non esiste un'operazione uguale all'altra, il mercato risponde sempre in maniera diversa, di essere sempre pronto in qualche modo a reagire, uscire prima piuttosto che, non ce ne sono le cose preimpostate dove questa... C'è la Federica che l'ha programmata, però lei gli esce il segnale e dopo la trada lei va a vedere di contestualizzarla, quindi lei poi ha programmato la partita, ma è abbastanza semplice e dopo l'ha fatta, vediamo un attimo se c'è
Andrea Ferrarese, allora hai saltato anche la mia domanda, Paolo. Consigli su modalità raccolta punti. Allora, che consigli possiamo dare sulla modalità raccolta punti? Allora, consigli, allora, o la registrazione, che registriamo parlando quello che stiamo facendo, o dei ragazzi addirittura che registrano col cellulare, registrano l'operazione e fanno vedere, guarda Paolo, sono entrato su questa operazione qua, ho fatto questa operazione qua, dopo mettono in pausa, dopo riprendono, fanno un collage delle due registrazioni e le commentano loro, commentandole è una maniera anche di ripetere le cose che hanno imparato in sala. Un'altra maniera è quella di salvare screenshot con le note, come vedo tanti ragazzi che le salvano con screenshot, mettono un file che mettono giorno 1 settembre, 2 settembre, 3 settembre, in modo tale che hanno in sequenza lo strumento che hanno fatto sia anche le note. Tu com'è che fai? Ma in realtà io lavoro solo col trading journal, non mi prendo su ogni operazione, ho entrata uscita, l'ora di entrata, l'ora di uscita, e poi mi scrivo la parte emozionale di se è successo qualcosa di particolare, così io adopero questo sistema mio. Te Gianluca? E poi me lo vado a rivedere. Fin tra settimana vado a rivedere le operazioni per capire come sono successo, come sono andato. Eh sì, perché è inutile trascrivere, cioè, che poi se non vai a rileggere, dopo andare avanti senza rivedere. Esatto. Perché impari se poi... Scriverle e dopo rivederle. Perché sì, tu fai un foglio Excel, esatto. La tipologia dell'operazione, esatto. Sulla long short, la quantità di contratti, dopo quanto tempo mi ha dato ragione il mercato nel caso in cui non mi ha dato ragione, oppure non mi ha dato ragione, è tornato giù. Credo che sia un metodo personale, però rivederle a freddo è fondamentale, perché a caldo non ti rendi conto di quello che hai fatto, sia in positivo che in negativo. E quando leggi le note a freddo, io mi rendo conto a fine settimana, guardo... Ecco, avete capito? Quindi fine settimana, sabato, domenica? Ma sì, quando... Ah, anche... No, che ha detto sabato, beh, domenica, non è che ci vuole delle ore per guardare, sì, ma... ci vuole un quarto d'ora, sì, non è che sono 50.000 operazioni. Hai dati per riuscire? Sì. Sono tanti siti che fanno vedere il news temporale, anche sì, sì, sì. Segnarsi sul grafico e riuscire dei dati, così stai lontano, non lo fai. Vediamo, allora Antonio Ponte, allora grazie mille, ciao Claudio, maestro sempre super. Allora Antonio Ponte mi dice, il corso di novembre lo fai solo in sala o anche in via web per poterla rivedere più volte? Grazie. Allora, mi ha chiesto questa cosa qui un altro ragazzo, vedi, via web. Allora, via web non faccio niente, c'è un corso solo che è la Marsigliese, prima di fine anno verrà fatto un altro corso che sarà il Volume Profile, sarà tutto un corso sul Volume Profile, stiamo studiando la maniera di farlo in maniera, cioè, in modo tale che non sia possibile dopo fare determinate cose da parte di pirati che ci sono un po' sul web. Non faccio via, c'è solo il coaching che faccio, però coaching ha un costo alto, e vi dico la verità, vi conviene fare più i corsi piuttosto in sala piuttosto che fare coaching. Quindi l'unico corso è quello lì, che è la Marsigliese, l'unico videocorso completo, uscirà un altro videocorso completo. Chi viene qui in sala dopo deve ritornare, la sala è aperta, non faccio via Skype, faccio vedere le operazioni finché ci sono i ragazzi, ma non si può registrare, c'è una cosa che avete firmato voi, una carta di non divulgazione del corso, anche perché dopo i ragazzi fanno delle foto, gli dico fate queste foto, fate a meno di farle, ci sono delle configurazioni grafiche particolari che voglio che se le scrivano loro piuttosto che facciano la foto, però alla fine tutti capiscono, c'è anche... ascoltando, lo spiego così tante volte le cose, sì o no? Le spiego 50 volte la stessa cosa. Si ripetono molto, per cui si fa sentire, risegnare. Io non ho trovato particolari difficoltà. Ecco sì, non si può registrare in sala. Là. Purtroppo sono appena rientrato, spero di vedere il video. Sì, lo rivedi, Michelino. Allora, Ferrarese Andrea mi dice, io già da tempo adotto screenshot più Excel, ma vedo che faccio dei file enormi, proverò ad inviarteli via mail, sbaglio certamente metodo, devo capire meglio, comunque grazie. Vediamo se c'è qualche altra domanda, Antonio abbiamo detto, abbiamo risposto. Allora, abbiamo finito la diretta, ringraziamo Davide. Grazie a te, grazie per quello che mi hai insegnato. Grazie a Gianluca, sei stato bravo te perché ti sei applicato. Cioè non è, allora, io insegno la strada, va bene, chiaramente sono quello che ha formato più trader vincenti in Italia, sono andato anche Gianluca perché l'ho visto la prima volta, l'ho visto in lui che c'era un talento, e perché in realtà hai visto che tu sei arrivato, hai fatto 8-9 mesi, hai visto qualche altro ragazzo che era in sala, che era due anni e mezzo, quasi tre anni, che è un decimo di quello che hai fatto te in 9 mesi, per dirti. Cioè questo qua io per spronare i ragazzi ho detto guarda che lui...
è 9 mesi che ha fatto il corso come te, tu sei in sala come tutti i giorni, e lui da solo a casa applicandosi è riuscito ad avere più risultati rispetto a te che sei qua tutti i giorni. Cioè, per tanti ragazzi sono qua, quindi attenzione, perché non è detto che uno rimanga qua in sala come tutti i giorni che riesca a capire se dopo non si applica, viene, non viene, fa una cosa, fa l'altra, quindi bisogna, ci vuole tanta applicazione. Non è detto che dopo tutti sei stato bravo te a riuscirci, perché hai lavorato tanto, tanto su te stesso. Io ho sempre avuto passione, mi piaceva, passione, quindi lo faccio sì, con passione. Quindi. Perché uno, se fa questa cosa qui con passione, fa un lavoro che alla fine non è neanche un lavoro, perché diventa il lavoro più bello del mondo, e guadagna i soldi e dice: non ho mai lavorato in vita mia, perché sto facendo un lavoro che mi dà una gratitudine incredibile, mi gratifica completamente. Esatto. Mi dà l'emozione che nessun altro lavoro te le dà. Questo te lo posso garantire, perché io ho fatto tanti lavori. Semini come un contadino, solo che tu vedi raccolto, lo vedi dopo. Bravo, pochissimo tempo, si aspettare mesi. Un albero deve avere radici forti per poter progredire. Sì. Chi cresce tanto di tronco senza radici, l'albero cade giù. Esatto. Da fine. Vabbè, ringraziamo Davide, ringrazio tutti voi di aver partecipato così numerosi. Grazie Lorena, ottima diretta, grazie mille a te. Luigi, ciao Paolo, bravo Davide, ciao Premio, ciao, grazie mille Premio. Allora, abbiamo risposto a tutti quanti. Vi do un appuntamento la prossima settimana. Vi arrivano anche via mail tutte le settimane, perché abbiamo quasi 3.000 utenti che mandiamo le mail tutte le settimane delle analisi sul DAX, su vari strumenti finanziari, come stare un attimo attenti, tutto a livello didattico, quindi non incentivando l'operatività del trading. Grazie mille a voi tutti, buona serata, un abbraccio e in bocca al lupo a tutti, mi raccomando, cercate di stare attenti anche bid e ask quando fate trading.